Svegliati Alessandria, oggi è il 4 settembre 2020, mi trovo qui di fronte al Teatro Comunale di Alessandria e con me il professor Luigi Manzini. Adesso ci stiamo avvicinando all'ingresso perché notiamo che ci sono questi pannelli in legno al posto delle vetrate, che a quanto pare sono state vandalizzate, sono state rotte, e questo è il risultato. Buongiorno professore. Sì, buongiorno, suggerirei di metterlo preventivamente anche qui davanti. Anche di qua. Almeno si salva il cristallo. Però siamo qui, tra l'altro noto che il prato è stato tosato e ci sono gli operai del comune che stanno lavorando, quindi diciamo c'è una certa cura all'esterno, ma quello che a noi interessa è il destino di questo edificio, che ha segnato una stagione molto bella e molto ricca della nostra città, con attori di rango nazionale, l'ultimo dei quali mi ricordo la Melato, la Mariangela Melato. Però il nostro discorso non vuole essere solo di tipo nostalgico, è un discorso così, che vuole aprire un interrogativo: che fare quando ci si trova di fronte a situazioni enormi, dove bisogna ragionare la domanda da farsi: che fare? Anche Lenin nel 17 la fece, poi costruì quella sua teoria che ha dominato parte dell'Europa per decenni e ancora adesso la domina, almeno una parte. Però, parlando dell'attualità e di Alessandria, allora, intanto un discorso generale. Senza un teatro, un capoluogo di provincia non ha un polo di aggregazione culturale. Questo teatro, non so se, cioè molti se lo ricordano sicuramente, non solo aveva una stagione, ma ospitava anche sale cinematografiche, cineforum, associazioni, mostre. Quindi era non solo una, come dire, un luogo dove si faceva cultura. Cioè si faceva cultura a 360 gradi, quindi c'era tutta una filiera, no? La filiera della cultura trovava un suo polo naturale, un'amplificazione proprio in questo edificio. Che fare? Lo vogliamo mettere a posto? Il lavoro è enorme, immane. Indubbiamente il comune da solo non ce la può fare, perché poi più va avanti e più i costi aumentano. Anche solo per la vandalizzazione i costi ci sono, però bisogna assolutamente creare un progetto universale che coinvolga più istituzioni. Bisogna recuperare soldi da privati, da istituzioni pubbliche, da fondazioni. Non so, io queste cose non le ho approfondite, ma non so, progetti anche di tipo europeo che riguardano la cultura potrebbero anche essere la strada giusta. E l'Europa in genere, quando abbraccia un progetto o si hanno le leve giuste, bisogna avere anche le leve politiche giuste, può anche supportare un progetto di questa portata. Qui si tratta di milioni, non è che si tratta di pochi soldi. E tutta la filiera, non solo culturale ma anche sociale. Noi avevamo poi la socialità anche ricreativa, avevamo il bar, avevamo i giardini, che comunque avevano una loro connotazione, una connotazione
che adesso non c'è, prevale un altro tipo di connotazione, quella che si addensa intorno alla, a, alle cose morte, a, a, alla teoria del, delle finestre rotte, quindi a gente che non hanno una destinazione sociale a volte molto chiara, quindi, quindi tutto questo insieme dovrebbe essere resuscitato, scusate la parola, ma non mi viene altro, bisogna far ripartire la situazione. Non da qui a... però ci deve essere un progetto perseguito fino in fondo. Ci vorranno anni. La cittadinanza sostiene chi comunque con sincerità presenta o manifesta l'intenzione di avviare questo sforzo. Guardatelo il nostro teatro. La bellissima sala centrale, le due sale piccole, dove in raccoglimento si vedevano spettacoli più contenuti o film d'essai. Chi si ricorda la parola d'essai, cine d'essai, il circolo del cinema, tutte queste iniziative che hanno fatto, non dico grande Alessandria, però l'hanno fatta più piacevole, più più accogliente. Noi, persone che fanno riferimento comunque a, a interessi di tipo culturale, di, ci sentiamo un po' orfani, ci sentiamo orfani, non c'è un polo, si va di qua, di là, c'è una frammentazione che non va bene, non va bene, ci vuole un polo sul quale investire le energie culturali, sociali, economiche della città. Questo è, questo. Vedete il nostro glorioso teatro comune, che deve essere assolutamente ripreso e deve diventare più bello di prima. Cosa dici, Fabio? Assolutamente condivido le sue parole, professore. È un teatro qui in Alessandria, di nuovo funzionale in quest'area, potrebbe riqualificare tutta l'intera area, i giardini, frequentazioni sane, possiamo dire sane, no? Sì, più adeguate, finalizzate anche. Poi insomma il giardino, avevamo il bar qua, il bar Marini, che anche questo riusciva in un certo qual modo, sì, perché a tenere qualificato l'area, faceva anche delle serate. Chiuso il bando dato deserto, nessuno vuole prendere quest'area, i motivi li possiamo soltanto immaginare. Vogliamo far ripartire la città, ma capisco i problemi di bilancio, ma questo è lo stemma del comune. Di Alessandria. Alessandria purtroppo è in declino, professore. Senza anche un teatro è capoluogo di provincia, Alessandria. Sì, non abbiamo più niente. È una questione che riguarda un po' tante parti d'Italia. Indubbiamente conosciamo i tempi che viviamo, soprattutto adesso, e anche con questa epidemia, o come qualcuno la deve sottolineare, indubbiamente dire le cose che ho detto potrebbe diventare utopico, perché certo, il distanziamento, certo, e cose di questo genere, ma noi crediamo nel futuro, noi siamo ottimisti, noi pensiamo, io penso che tutta questa clima, che è finalizzata a qualcos'altro,
prima o poi deve finire, anche perché i risultati che si vedono sono quelli di una situazione sotto controllo e certe cose ci vengono indotte, ma non è questo il problema che io volevo sottolineare. Il problema da sottolineare è questo edificio, questo simbolo deve ritornare a vivere, non deve essere incerottato ogni volta con laminati di legno per evitare la cannibalizzazione o il vandalismo. Anche quelle vetrate devono essere salvaguardate, perché quando si riaprirà il teatro costituiranno un ricordo storico del vecchio. Anche quelle vetrate devono essere rimesse a posto, salvaguardate, quindi ripararle affinché non vengano distrutte per il semplice gusto di distruggere. Ho detto fin troppo e mi fermo qui. Mi auguro che qualcosa si muova, sono ottimista, l'ho detto prima. Noi siamo pronti ad appoggiare qualunque gruppo che seriamente fa le mosse giuste, ci dà, dicevo, disposti ad appoggiare qualunque gruppo che con serietà ci mostri la volontà concreta di portare a termine il progetto del recupero del nostro teatro, che ci vogliono 4, 5, 6 anni. Noi aspettiamo, siamo fiduciosi che questo possa avvenire. Arrivederci da Svegliati Alessandria, arrivederci.